semplicemente non intendo esagerare, sostanzialmente uso umili parole, ma sono queste che descrivono perfettamente il suo amore. L'uomo d'eterno soffio di paradiso, che abbatte il male scagliandogli un sorriso, e lui che ha svegliato il cuore di tanti indifferenti e ha unito religioni poveri e potenti. Lui col suo corpo segnato dal dolore ci invitava ogni giorno ad amare ed aiutare. Lui sognatore di un mondo migliore ha preso sonno quel sabato 2 aprile. E no, il mondo non finisce qui, anzi è più forte, perché c'è l'angelo bianco coperto di sole con un quaderno di poesie d'amore. L'angelo bianco del cuore di padre che abbraccia il cattivo per aprirgli la strada. Continuamente ritorna in me la folla che ha soffocato Roma di tanti viaggiatori, portando a San Pietro quell'ultimo saluto a quel Papa dal cuore di infinito. Tanti colori uniti a pregare, tutti che piangono davanti al suo altare, ed elicotteri intorno a vigilare. Quel momento vi voglio raccontare. E no, il mondo non finisce qui, anzi è più forte, perché c'è l'angelo bianco coperto di sole con un quaderno di poesie d'amore. Aprirì la strada.